carro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Quanta strada nei miei sogni, quanta ne avrà fatta la fatta. Coccia di morto! Speriamo che no! La via della scafa è sempre là! Nel traffico morirai! Mentre me ne vo di qua! Già nessuno! Ale, ale! E tramonta questo giorno in arancione! Gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restar qui sullo stradone impolverato. Se tu vuoi andare, vai e vai, che io sto qui che aspetto Bartali scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano. C'è un foglietto, appaia la campagna, c'è la luna in fondo al blu. Pausa caffè. E che te ne fai di maglietta? Tra i francesi che si incazzano. I cancelli, stesi anche come biciclette. Villaggio Dognazzi, Gran Rugo. Adesso togliamo sto gruppone di qua. Siamo a Torbaianica, litorale sud di Roma, giornata meravigliosa, vento poco, ventilazione poco apprezzabile, ma per fortuna a favore, dopo questa mattina era un po' di traverso da nord, un po' freschetto, però adesso si sta benissimo. E quindi proseguiamo l'avventura, ecco il Mar Tirreno, dritto arriviamo a Reggio Calabria, dai. Eccoci finalmente ad Anzio, ecco qua, la bici, tutto bene, 98 km da casa e vabbè, faccio un saluto pure io, eccolo qua, ciao, mi siete stanco? Vabbè, no, tutta pianura, adesso si prosegue in quella direzione là, verso quelle spiagge lì davanti. Nettuno, ti giuro, nettuno ti può giudicare. Ok, stiamo per raggiungere il nido di Latina, pit stop praticamente da fare in piedi alla Ferrari, circa un'ora per sostituire la camera d'aria. Maledizione, non ci passo più per nessuno. Vabbè, comunque adesso sembra andare bene, ma non lo diciamo troppo forte, stringiamo, diciamo, incrociamo le dita e andiamo avanti
E vabbè, dai, se ne frega. Il promontorio è lui, Lido di Latina. Pista ciclabile, comoda, comoda, fa comodo. Vento al traverso, però non disturba. Allora, ho interrotto le riprese causa guasti meccanici, forature e quant'altro, ma poi finalmente sono riuscito a riparare ed ecco Terracina, siamo arrivati, mancano 2,5 km e dai, in qualche modo ce l'abbiamo quasi fatta, perché ancora dobbiamo arrivare a destinazione. Dai.